Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie, che apriamo parlando con della cronaca giudiziaria. Iniziato questa mattina presso il Palazzo di Giustizia di Brindisi il processo a carico di Giovanni Vantaggiato, il killer Leo confesso dell'attentato alla Morvillo Falcone che costò la vita, come ricordate, alla povera Melissa Bassi. I dettagli giudiziari di questa prima giornata nella cronaca della nostra inviata Agnese Poci. Affollatissima l'aula metrangolo del Tribunale di Brindisi per il processo a Giovanni Vantaggiato, reo confesso della strage alla Morvillo Falcone del 19 maggio scorso, che provocò la morte della sedicenne studentessa Melissa Bassi e il grave ferimento di almeno sei ragazzi. Nello stesso processo si dibatterà non solo dell'accusa a carico dell'imprenditore di Copertino di concorso in strage aggravata dal fine terroristico, ma anche del tentato omicidio dell'imprenditore di Torre Santa Susanna, Cosimo Parato, per un attentato da lui subito nel 2008. Nemmeno la più spaziosa delle aule del Palazzo di Giustizia brindisino ha saputo contenere il numeroso pubblico, accorso a vedere in faccia l'uomo che con il suo gesto scellerato ha causato la morte di una ragazza che si accingeva ad entrare nella scuola che frequentava, ferendo molte altre studentesse. A chi è riuscito a vederlo attraverso un cordone di agenti di polizia, Vantaggiato è apparso come una larva, trascinato nella cella del tribunale da alcuni poliziotti. L'indagato è riuscito nell'intento che si era prefissato, come emerso dalle intercettazioni dei dialoghi avuti con la moglie: arrivare in aula e sembrare un deportato di un lager per la sua magrezza. Alla domanda postagli per 5 volte dal presidente della Corte, Domenico Cucchiara, Vantaggiato non risponde, se non dopo una pausa in cui ha deciso di non farsi riprendere. Una decisione arrivata tramite il suo legale, un modus operandi che fa presagire la linea difensiva del Vantaggiato, quella dell'incapacità di intendere e di volere. La prima giornata di udienza si è basata essenzialmente sulla richiesta di costituzione di parte civile delle parti. Oltre 40 le richieste di costituzione arrivate, tra queste numerosi gli enti, i ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, la scuola Morvillo Falcone, la regione Puglia, la provincia e il comune di Brindisi. Ad essere presenti in aula e a chiedere di essere anche considerati come parte offese la famiglia di Melissa Bassi, Massimo e Anna Rita Muri. E poi Azzurra, Selena, Sabrina, Veronica, Vanessa, Aurora e Anna, le ragazze che hanno riportato gravi ferite a causa dello scoppio dell'ordigno e molti dei loro familiari. Ad avanzare la richiesta di costituzione di parte civile anche Federica Pagano, il comune di Mesagne e Claudio Strada. Per le loro richieste, la difesa del Vantaggiato, sostenuta dall'avvocato Franco Orlando, ha avanzato dei dubbi. Al momento dello scoppio, Federica Pagano era già in classe ed è riuscita ad uscire nonostante il divieto di lasciare l'edificio posto in essere già nei primi minuti dopo lo scoppio. Per il comune di Mesagne e per Claudio Strada, primo sospettato della strage che ha rischiato il linciaggio, le richieste sarebbero inaccettabili perché il danno sarebbe stato esclusivamente d'immagine, lesa peraltro solo dagli organi di informazione. La Corte però ha deciso di ammettere le richieste di costituzione di parte civile sia del comune di Mesagne e sia della studentessa Federica Pagano, mentre è stata rigettata quella avanzata da Claudio Strada. In conclusione, il legale di Cosimo Parato, l'avvocato Raffaele Missere, ha richiesto che venga stralciato il processo relativo all'attentato subito dal suo assistito nel 2008. L'accusa con il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, si è opposta alla richiesta, non vedendo alcun motivo per dividere i processi. Inoltre, alla Corte, la pubblica accusa presenterà un allegato, un filmato di una ricostruzione in 3D che ripropone la scena del crimine girato dalla polizia scientifica 10 giorni dopo l'attentato. E così, come si prevedeva alla vigilia, questo sarà un processo lungo e particolarmente complesso, lo conferma ai nostri microfoni il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, che in questa vicenda giudiziaria rappresenta la pubblica accusa. Ascoltiamolo. Devo dire che l'assetto accusatorio si è arricchito di altri particolari, ma nella sostanza è rimasto quello che era inizialmente. Manca nulla, non c'è nessun'ombra, nessun tassello che secondo lei manca? Potrebbe mancare un concorrente, noi abbiamo lasciato aperta questa possibilità, ma non ne siamo convinti neanche noi. C'è un testimone che indica una seconda persona, ma è una posizione molto vaga in contrasto con le altre, quindi è possibile che abbia sbagliato, è possibile che si tratti di un errore. Vedremo che dirà la Corte, vedremo come questo impianto nella fase di indagini possa essere qui riproposto nella fase dibattimentale. In sostanza oggi col nuovo rito l'aspetto più difficile è proprio questo, di riproporre nel dibattimento quello che è il risultato delle investigazioni e delle indagini. Il processo sarà abbastanza lungo, credo, noi abbiamo citato una sessantina di testimoni, vedremo se sarà il caso di rinunciare a qualcheduno.
vedremo anche come si svilupperà, se c'è consenso delle parti sull'acquisizione di alcuni documenti, ci sono molti verbali di osservazione. Come sapete la polizia ha lavorato benissimo in questo procedimento e ha analizzato le telecamere, c'è per esempio tutto l'aspetto che riguarda la gestione, l'azzeramento delle telecamere, l'allineamento su un orario, sono 70 telecamere, che va riproposto nel dibattimento perché va spiegato che è successo. Il vantaggio, per così dire, è che comunque l'imputato ha confessato, quindi questo poi non bisogna dimenticarlo. Credo che tenda a dimostrare di essere incapace di intendere di volere, mi sembra, per quello che non risulta, mi sembra una sorta di finzione. La mancata risposta alle domande del Presidente oggi sembrerebbe andare in quella direzione. Vedremo, cercheremo di capire. E i genitori di Melissa, Narita e Massimo, nei giorni scorsi avevano fatto sapere che era loro intenzione partecipare alle udienze del processo contro l'assassino della loro figlia. Dunque questa mattina si sono presentati a Palazzo di Giustizia, ma non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai tanti cronisti presenti. Per loro invece ha parlato l'avvocato Fernando Orsini, presidente del Consiglio Comunale di Mesagne, ma soprattutto amico della famiglia Bassi. Ascoltiamolo. Presenti con il corpo ma lontani con il cuore, Massimo e Anna Rita Muri, i genitori di Melissa Bassi. In prima fila e sostenuti da quello che il loro amico fedele ed avvocato Fernando Orsini, i coniugi Bassi non hanno voluto mancare all'appuntamento con l'uomo che si è autoaccusato del gesto che è costato la vita a Melissa. Da quel 19 maggio il pensiero è fisso a lei, una ragazza solare e amata, con un futuro brillante davanti a lei. Massimo è stato disponibile con la giusta moderazione a parlare in pubblico dopo l'attentato. Quella di oggi invece è la prima occasione in cui è presente anche la madre di Melissa, Anna Rita, una donna segnata nel profondo dal dolore e nella cui sofferenza di madre privata dell'unica figlia si è sentita coinvolta l'intera nazione. Per tutta la durata del processo i coniugi Bassi non rilasceranno dichiarazioni, affidandosi totalmente al loro avvocato Fernando Orsini. Rita e Massimo sì, non parleranno innanzitutto per rispetto alla Corte d'Assise. Quindi alla giustizia, diciamo così, si sono fidati ed affidati alla giustizia sin dal primo momento e lo continueranno a fare, parteciperanno a tutte le udienze perché volevano sapere, eventualmente se possiamo dare anche il contributo per diradare qualche punto oscuro ancora dove dovesse rimanere, la loro presenza qui è dovuta solamente a Melissa, non ci sono altre ragioni e poi lo spiegheremo quando ci sarà data la possibilità e quindi ecco, vivono in una situazione adesso forse neanche si rendono conto, si riapriranno evidentemente quelle ferite che peraltro non si sono mai chiuse, non si sono rese conto ancora, io cerco di spiegarlo piano piano, però soprattutto Rita che in questo momento è quella più determinata perché vuol conoscere, vuol sapere e loro sanno che l'unico interlocutore è la Corte d'Assise, quindi non ci sono altri interlocutori, per questo ecco, comprendete anche il loro stato d'animo, quindi non è che si sottraggono ai giornalisti, anzi vi ringraziano e sarete voi i giornalisti, le televisioni a raccontare quello che avverrà qui e sperando solamente che il processo per quanto possa essere come dire, celebrato secondo i canoni del diritto italiano, quantomeno sia diciamo, rapido compatibilmente con i tempi della giustizia italiana. Ma i genitori di Melissa l'hanno detto, l'ha detto papà Massimo qualche giorno fa quando hanno inaugurato il giardino, il loro interlocutore è la Corte d'Assise, ecco, in questo momento è la Corte d'Assise, poi parteciperanno e quindi vogliono comprendere anche, io cercherò nel limite del possibile di spiegare qualche atto un po'. Perché ecco, tutte queste parti quindi si chiedevano che cosa, come avviene, però ecco, sono come dire, interessati a comprendere che cosa avviene in quest'aula. Ecco. E solo alcune delle 5 ragazze ferite nell'attentato hanno deciso di assistere al processo. Ai nostri microfoni le dichiarazioni di Serena Greco e Azzurra Camarda. Quella di oggi è stata una giornata che gli studenti dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi attendevano. È la voglia di giustizia e il sentimento che alberga nei loro cuori. In aula le ragazze rimaste ferite nell'attentato del 19 maggio aspettavano con ansia l'avvio dell'udienza. Sino all'ultimo momento non si sapeva se e quali di loro avessero scelto di essere presenti in aula per l'avvio del processo avvantaggiato. Veronica e Vanessa Capodieci hanno scelto di non esserci.
Diverso il discorso per Sabrina Ribezzi, Azzurra Gamarda e Selena Greco, che hanno voluto parlare con giornalisti di TV e carta stampata. Da quel 19 maggio sono passati un po' di mesi, 8 mesi. Come vi sentite, come vi siete preparate ad arrivare oggi in aula? Beh, ci siamo sentite comunque oggi in aula con la rabbia, l'ansia, però con una voglia di venire per fare giustizia a noi, ai nostri genitori e anche a Melissa, per la presenza di Melissa. Naturalmente quello che avete passato non si può descrivere a parole. È stato un dolore forte che la stampa ha cercato di trasmettere, seppur con tanta delicatezza. Siete riusciti a vedere in faccia Avvantaggiato? No, non ce l'hanno permesso perché hanno detto che ci vuole autorizzazione per vederlo. E io comunque credo che non sia giusto, perché è un diritto nostro vederlo, perché la persona che ci ha fatto del male, perché non la possiamo vedere? Diritti di vederlo. Avete sentito che lui ha dichiarato di essere dimagrito tanto per, anche un po' per fare un po' di compassione? Infatti, ma io non ci credo. E poi stanno sbagliando a preoccuparsi tanto per la salute loro, sua. Avete sentito che ci sono tante ragazze della scuola, la scuola stessa si è costituita parte civile, e sentite così vicino anche attraverso la costituzione di parte civile del comune di Mesandi, del comune di Brindisi, della regione, del ministero dell'interno, della pubblica istruzione, a quella che è stata la vostra pessima giornata? Sì, le sentiamo vicine. Comunque io spero che se le accettano come parte civile, il ricavato comunque ne fanno qualcosa di prezioso dopo quello che è accaduto. Io spero solo questo. E l'altro giorno c'è stata l'inaugurazione del giardino dedicato a Melissa. Molti di voi erano presenti ed è stato bello rivedervi, tornare piano piano alla normalità, non essere cercate dalle telecamere e cercare appunto di tornare piano piano a essere le ragazze adolescenti che siete. È una cosa bella che si fa, perché comunque cercano di farla ricordare non la dimenticheremo mai. Ed ora cambiamo argomento, ma torneremo a parlare del processo nei prossimi giorni e parliamo di politica. Ultimi giorni utili per la compilazione definitiva delle liste elettorali che concorreranno alle politiche del prossimo febbraio. Tra regole prefissate, la necessità di assecondare la voglia di cambiamento degli elettori, l'opportunità di tutelare i fedelissimi e soprattutto la capacità di mediare i vari interessi in campo, in queste ore continua e incessante il lavoro di segretari e leader politici alla ricerca della soluzione giusta. Tutto si decide a Roma, ma noi siamo rimasti nel nostro territorio provinciale e abbiamo ascoltato il segretario provinciale dell'UDC, Ciro Argise. L'UDC che tipo di fibrillazione sta vivendo in queste ore? Ma una fibrillazione normale per gli ultimi giorni prima della presentazione delle liste. Perché quello che sta accadendo in questi giorni è quello che accade sempre prima di presentare le liste, soprattutto alla luce di una legge disgraziata, vorrei definirla, dove non conta il consenso che un candidato ha sul territorio, ma conta le scelte del Partito Nazionale. In questa fase noi siamo ancora in una fase di discussione dove all'interno del Partito Nazionale ognuno porta le sue tesi, quindi siamo ancora, non abbiamo chiuso ancora. La tua impressione, non da segretario politico, ma proprio da cittadino italiano, per quello che sta accadendo in questi giorni e per i nostri tanti telespettatori che forse non hanno ancora le idee ben chiare di quello che sta accadendo. Si pensava dovesse esserci veramente una piccola rivoluzione, tra virgolette, ma sembra che il tutto rischia di rientrare, o no? Ma guarda, io ritengo che fino a quando non si chiudono le liste questo giudizio non lo possiamo esprimere, nel senso che dobbiamo verificare poi chi sono veramente i candidati e se rappresentano anche un rinnovamento rispetto ad una classe politica che abbiamo conosciuto in questi anni. Quindi, ripeto, se ci fosse un'altra legge elettorale sarebbe tutto più semplice, perché poi sarebbero stati i cittadini a scegliere chi mandare in Parlamento. Ma in questa condizione, in questa situazione, questo casino che si è creato in tutti i partiti per scegliere i candidati è un casino normalissimo, che è accaduto sempre, non è la prima volta che accade una situazione di questo tipo. Quindi purtroppo il giudizio da cittadino, il giudizio da segretario dico che è normalissimo, da cittadino dico che è inquietante, perché dopo tanti anni dove si parla di cambiare la legge elettorale non è stata cambiata e si assiste a queste discussioni, come cittadino si rimane delusi.
E sono in pochi che in queste ore sono disponibili alle interviste per gli ovvi motivi di tempistica, quindi ora vi proponiamo una intervista di qualche giorno fa al segretario provinciale del Partito Socialista Domenico Tanzarella, dimissionario sindaco di Ostuni, ma soprattutto protagonista o vittima, se vogliamo, di una querelle tra il suo partito e il PD di un accordo non rispettato. Sentiamo. Il Porcellum non è un concorso per meritocrazia, è una scelta a tavolino dei parlamentari e quindi, come si dice, le condizioni oggettive di dialogo tra un partito che è all'1% e uno che ce n'è il 30% è già molto difficile ed è una partenza ad handicap. Se poi il Partito Socialista è all'1% non è nemmeno deciso e non ha le idee chiare, difficilmente si possono raggiungere gli obiettivi, però io sono orgoglioso dell'affetto, della stima e dell'amore di questa città e non solo di questa città, ma mi auguro che comunque il centrosinistra vinca perché ritengo che sia l'unica offerta seria e credibile in campo. Tutto il resto è molta scena e molto van spettacolo anche di periferia e quindi oggi il Paese ha bisogno di serietà, di rigore, ma di passione civile per poter riprendere un cammino di crescita. E penso che solamente Bersani, Vendola, Nencini possano garantire questo percorso. Mi auguro che i cittadini non si facciano ancora una volta prendere per i fondelli da venditori di fumo o da presunti tecnici che, travestiti da politici, mostrano tutti i loro limiti. Intanto sabato prossimo alle 11.30 Domenico Tanzarella terrà una formale conferenza stampa presso Palazzo di Città ad Ostuni per delle dichiarazioni che, alla luce di quanto è accaduto, presumiamo siano molto interessanti. A Fasano e in provincia di Brindisi iniziano a delinearsi le liste dei candidati politici al Parlamento. Intanto il PDL di Fasano annuncia Guerra pur di avere il suo candidato Antonio Scianaro in posizione utile, a meno che non venisse riconfermato Luigi Vitali. Ce ne parla Mariangela Boccia. Niente Guerra per un candidato fasanese solo se ci sarà Luigi Vitali. Queste le parole del sindaco di Fasano, Lello Di Bari, rappresentante politico del PDL al termine della riunione di partito con i rappresentanti cittadini svoltasi ieri. Se sarà accettata la deroga dell'onorevole, ha spiegato il primo cittadino fasanese, cioè di colui che fino ad ora ha rappresentato la provincia di Brindisi al Parlamento, vuol dire che è stato nominato e voluto da Berlusconi e non possiamo che accettare la decisione nel nostro leader. La telefonata con Raffaele Fitto, tra l'altro, è giunta a conclusione dell'incontro, ma non ha contribuito a schiarire ulteriormente le idee. Non ha saputo darmi una risposta definitiva sulla presenza o meno di Vitali, ha detto Di Bari, ma se la sua deroga non dovesse essere accettata, siamo pronti a fare la guerra per dare a Fasano il suo candidato in posizione utile e siamo pronti a portare il nome di Antonio Scianaro. Pronti a schierare Scianaro, che dai circoli Nuova Italia tornerebbe con il PDL. Quanto di realizzabile ci sia in tutto questo sarà possibile comprenderlo forse domani, dopo la riunione del direttivo del PDL provinciale a Brindisi. Intanto sono tre fino ad ora i fasanesi candidati al Parlamento alle prossime elezioni, confermato Gaetano Vinci, candidato in posizione non utile alla Camera con la destra, il senatore uscente del PD Nicola Latorre, ricandidato al Senato, secondo in lista, e da ieri sera è spuntata una nuova conferma. Candidato alla Camera nella lista di FLI, Giuseppe Vinci, l'attuale assessore alle politiche sociali del Comune di Fasano. Non è ancora noto il numero in lista, se in posizione utile o meno. La notizia è stata comunicata al diretto interessato da Eupreprio Curto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.